dunque un punto di rabbia, carattere, personalità, una prova d'orgoglio. Dopo la debacle interna col Brescia non era affatto facile. Insomma, nonostante la vittoria manchi dallo scorso 30 dicembre, il Pescara c'è. La risposta è arrivata chiara e nitida, sin troppo eloquente il messaggio di Pillon alla vigilia di un match che si preannunciava ricco di insidie. Questa volta è piaciuta la gestione, soprattutto il piano tattico. Non parliamo tanto del nuovo sistema di gioco, che comunque ha sortito qualche effetto positivo, quanto invece dell'atteggiamento, che nei primi 20 minuti è stato sorprendentemente ambizioso, senza dubbio più coraggioso del solito. Squadra corta, baricentro alto e Foggia da subito schiacciato. Una versione inedita del Pescara, pronto, contrariamente al solito, a fare la partita. Nello sviluppo dei 90 minuti, perché poi ci sono soprattutto gli avversari da sottolineare, l'approccio ma anche il finale di gara. Dopo aver rischiato di subire il secondo gol, palo e duplice prodezza di Fiorillo, il merito di aver ribaltato l'inerzia del match. Pareggio sul rigore e più di un contropiede senza però la necessaria lucidità di concretizzarlo. Finalmente insieme dall'inizio Mancuso e Monachello, che naturalmente devono affinare intese ed automatismi, ma a prescindere da numeri e formulette, la chiave è sempre rappresentata dalla compattezza e dalla giusta distanza tra i reparti. Ora però bisogna tornare a vincere. Fondamentale per questo la qualità, ma anche il coraggio, soprattutto nelle scelte. In sintesi, osare per non avere rimpianti.